È stato approvato per il Meta Quest 3 una cosa ancora non annunciata che potrebbe cambiare il modo in cui lo usiamo. Un'azienda poi potrebbe aver risolto tutte le distorsioni dovute alle lenti in ogni visore. Dei grandi aggiornamenti per il Pico 4 ed è stato annunciato quando mostreranno la demo di Resident Evil 4 per PlayStation VR 2. Io sono Lumiore e bentornati con le notizie VR. Capcom ha confermato che la modalità VR remake di Resident Evil 4 sarà giocabile per la prima volta al Tokyo Game Show. Infatti la Capcom ha rivelato la sua lineup per il TGS 2023, che include quindi anche la prossima modalità a realtà virtuale di Resident Evil 4 remake, che sarà giocabile su PlayStation VR 2, insieme ad altri giochi come Street Fighter 6, Exo Primal, Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, che ragazzi la voglio comprare subito, fatemelo giocare perché sto giocando ultimamente alla trilogia originale su Switch e sono, vabbè, fighissimo. Quindi, al momento non è noto quali parti quindi di Resident Evil 4 saranno mostrate con questa demo. E ricordo quindi che Resident Evil 4, che c'è già su PlayStation 5, riceverà una modalità a realtà virtuale per poterlo giocare con il PlayStation VR 2 nella sua totalità. Quindi potrai giocare tutto Resident Evil 4 in VR, esattamente come Resident Evil Village. Viene detto anche che sarà quasi un direct dove mostreranno appunto la modalità o daranno nuove notizie riguardo questa modalità di Resident Evil 4 in VR il 21 settembre, dice alle 7 del mattino PDT, che probabilmente è una roba tipo le 10. La cosa che non sapete, la sfiga assurda mia, è che il Tokyo Game Show, dove appunto faranno vedere anche questa demo, si terrà dal 21 al 24 settembre a Chiba in Giappone. E io ragazzi, il 24 settembre sarò in Giappone, però andrò direttamente a Kyoto, quindi purtroppo le date non rientrano, quindi niente, se no ci sarei potuto pure andare. Ho giocato già Resident Evil 4, ma su Quest, avete il video nel canale in cui ho fatto una video essay, e non vedo l'ora di poterlo giocare con quella grafica assurda nella PlayStation 5 con il PlayStation VR 2. E uno dei problemi più grandi del PlayStation VR 2 sono forse le lenti, potrebbero essere con meno distorsioni. Ma Almalens promette di risolvere questo problema. Infatti l'azienda Almalens vuole fornire a tutti i visori a realtà virtuale che sono dotati di eye tracking questo piccolo software che dovrebbe correggere tutte quelle distorsioni provocate dalle lenti, e addirittura, questa cosa ancora più assurda, promette di aggiustare anche un po' le aberrazioni cromatiche, ovvero quando tu metti il visore e vedi dei colori fuoriuscire da un'immagine o da un testo. Ma come fa? Allora, questa tecnologia viene chiamata Digital Lens, che supporta attualmente alcuni visori, per esempio il Pico Neo 3 Pro Eye, l'HP Reverb G2 Omnicept Edition e l'HTC Vive Pro Eye. A quanto pare viene fatta una calibrazione prendendo le varie informazioni e la posizione dei tuoi occhi grazie all'eye tracking, e in tempo reale non fa altro che cercare di togliere quelle distorsioni. Questa cosa qua, a quanto pare, è un software che funziona su alcune app compatibili con OpenXR, quindi probabilmente non può essere fatto con tutte, devi avere uno standard come quello di OpenXR. Ma potenzialmente questa roba qua potrebbe essere venduta a Meta, a PlayStation, o a probabilmente Pico, perché vediamo che funziona anche in un Pico, per poi metterlo già nativamente nel visore. Quindi sì, magari la lente ha delle distorsioni, ma usi questo software e magicamente le aberrazioni cromatiche e tutte quelle distorsioni sono corrette in un certo senso, vedi l'immagine molto più nitida proprio perché c'ha l'eye tracking. Continua l'eye tracking ad essere una cosa veramente pazzesca. Sì, nel Quest 3 non ci sarà, però veramente una cosa assurda. Continua la XR a sorprendermi, fanno sempre delle cose assurde. Parlando di Pico, c'è un aggiornamento molto interessante. Infatti nell'ultimo aggiornamento del sistema operativo di Pico, ovvero il 5.7, vengono aggiunte un sacco di cose come l'hand tracking, come il miglioramento della registrazione e anche un miglioramento anche qui della nitidezza in PC VR. Allora, partiamo dalla registrazione. Sappiamo come Pico è della ByteDance, un'azienda molto grande che è anche TikTok. Proprio per quello è stato aggiunto nell'ultimo aggiornamento, ragazzi questa cosa non c'è neanche su Quest, la possibilità di registrare nativamente in 9/16, ovvero in verticale, esattamente per piattaforme come TikTok, Instagram Reels o i Shorts di YouTube. Direttamente così è tanta roba, cioè io sicuramente lo inizierò ad usare e spero che arriverà anche su visori di Meta, perché beh, anche loro hanno i Reels, quindi non vedo perché no. In più nella normale registrazione è stato anche aggiunto la possibilità di avere una maggior stabilizzazione, questo ti permette di avere un'immagine molto più fluida che si muove molto di meno che in video come in realtà virtuale, che ti giri tanto fa sempre bene. E ci sono tante altre
piccole cosette, come per esempio il fatto che il visore, quando sarà in stand-by o starà caricando, in automatico scaricherà e aggiornerà il visore. O anche, per esempio, il miglioramento del tracking direttamente del visore. Ma ragazzi, lens tracking. Perché non si parla semplicemente di un miglioramento del lens tracking in sé, dove è decisamente più accurato, si muove molto meglio, la latenza a quanto pare viene detto che c'è ancora, però essendo ancora in via sperimentale sicuramente migliorerà. Ma non è questo il punto, ovviamente migliorerà, ma il fatto è che ByteDance sta spingendo tantissimo per usare lens tracking, probabilmente dovuto all'Apple Vision Pro che sta spingendo tantissimo in quello. Uno dei responsabili di ByteDance ha detto proprio a Upload VR che spingeranno gli sviluppatori ad utilizzare lens tracking ovunque sia possibile, spostando buona parte del focus non solo nei controller ma anche in quello che è lens tracking. E questa cosa è abbastanza grande, non sembra essere semplicemente una roba del tipo stiamo supportando le tracking. No, vogliono che l'eye tracking venga usato molto di più. Riguardo invece la PC VR, ci sarà una nuova funzionalità se usi l'applicazione nativa di Pico per poter streamare e giocare in PC VR con un visore della Pico, che ti permetterà di avere un'immagine molto più nitida. E questo, ragazzi, in visore come il Pico 4, che è già un visore della Madonna, molto molto buono, questo è molto meglio. E l'ultima novità di questo aggiornamento è letteralmente fuori di testa. Vi metto in prospettiva. Dovete comprare un'applicazione nello store della Pico e avete la vostra carta di credito e dovete inserire tutte le informazioni. Che fate? Prendete il visore, ve lo togliete, ve lo rimettete digitando numero per numero? Ecco, Pico, per risolvere questo problema, ha detto: beh, ma scusa, abbiamo delle telecamere. Infatti adesso tu potrai scannerizzare e collegare le carte di credito usando le telecamere e il pass-through. Torniamo sempre lì, ci sono delle funzioni che non si sa perché non ci sono già. Wow, brava Pico, stai aggiungendo roba, ti stai muovendo molto bene, figo. E ragazzi, VRChat ha fatto qualcosa di inaspettato. Infatti finalmente l'alfa di VRChat su mobile è uscita. Se avete infatti un telefono Android potete usare VRChat nel vostro telefono, però ti devi abbonare a VRChat Plus. Ora come ora i mondi sono stati sviluppati per realtà virtuale, quindi probabilmente potrebbe succedere che alcune esperienze usate da mobile non è che siano proprio la cosa migliore del mondo. Ci sarà un'etichetta sopra della testa con su scritto mobile, come in VRChat, che tu puoi sapere se sta usando un visore a realtà virtuale, è su PC e adesso è anche su mobile. Ma vogliono essere chiari che si tratti di un alfa, infatti intendendo che sia veramente un alfa. Ci sono molte cose in questa versione che non sono definitive, e tra i vari problemi anche il fatto che, per esempio, i requisiti suggeriscono infatti che gli smartphone Android di fascia media dovrebbero andare bene purché abbiano 6 GB di RAM e Android 10. La versione iOS, che lo so che sicuramente vi interessa a molti di voi, è ancora in fase di sviluppo, probabilmente perché iOS ha dei standard leggermente maggiori rispetto a Android e vogliono avere un'esperienza decisamente più fluida. Vi lascio ovviamente il link di VRChat Alpha in descrizione se mai volete provare. Oh, e parliamo del Quest 3, ci stiamo avvicinando all'uscita. Nelle ultime notizie VR abbiamo visto come l'FCC finalmente sta approvando sia alcune caratteristiche del Quest 3 che dei controller. Adesso è stata approvata un'altra cosa, una cosa che non è stata ancora annunciata. Questa cosa è assurda, e qua si sta parlando di un dock di ricarica. Infatti Meta non ha ancora ufficialmente annunciato nessun tipo di dock per il Quest 3, anzi io nelle notizie scorse ero quasi convinto che poi non l'avrebbero mostrato, proprio perché i controller del Quest 3 hanno batterie. Avevo una mezza idea che probabilmente il Quest 3 avrebbe supportato un dock per questa piccola parte qua, ovvero dei pin che sono molto molto simili ai pin presenti nel Quest Pro. Ricordo infatti che il Quest Pro ha una basetta di ricarica, infatti, che io adoro, ogni volta che poggio il visore si sta ricaricando. Questa cosa dovrebbe essere una cosa di base per tutti i visori, io l'adoro, è bellissima. Infatti non sappiamo se anche i controller avranno questa cosa qua, però d'altronde hanno le batterie all'interno. Guardando meglio i documenti relativi quindi a questo fantomatico dock, indicano che supporti funzioni di ricarica wireless per i controller destri o sinistri. Ci sono alcune informazioni un po' più tecniche, ma non si può essere ancora certi esattamente come funzionerà. Quindi le idee potrebbero essere due. In primis è che semplicemente potrai usare il dock Quest Pro, probabilmente una versione bianca, no? Per farlo apparire meglio, in cui tu puoi collegare i controller del Quest Pro. E questa potrebbe essere la prima, cioè semplicemente ti danno l'opportunità, se vuoi, di pagare un po' di più e poter usare quei controller, che saranno 100 volte meglio di quello del Quest 3. Potrebbe anche essere che i controller sì hanno le batterie
AA, ma sono ricaricabili. Quindi ciò che significa è quando tu vai a collegare i controller nel dock, carichi ovviamente il visore, ma carichi le batterie all'interno dei controller. E sarebbe una soluzione veramente, veramente fantastica. Questa cosa qua potrebbe rivoluzionare un po' il Quest 3, perché avresti un visore praticamente infinito. È una delle cose migliori del Quest Pro. Staremo a vedere, perché se l'hanno fatto, ragazzi, applausi. Io come sempre sono Lumior, queste erano le notizie della settimana, e se vi piace la realtà virtuale e la realtà aumentata è tutta la XR, beh, potete distruggere quel tasto, iscriviti. E grazie di essere arrivati fin qui. Ciao!